due o tre giorni fa la Regione Toscana ha approvato un paio di delibere, no? Mi fa di capire proprio per evitare il referendum, di cui, come ha detto ora, abbiamo raccolto 55.000 firme sulle 35.000 occorrenti per fare un referendum regionale. Non lo vogliono fare e appunto loro stanno facendo una legge che dovevano comunque fare, perché la 28 prevedeva che entro il settembre facevano una legge attuativa, applicativa. Quindi loro stanno facendo una legge applicativa della 28, la quale mantiene esattamente i principi della 28, cioè prevede l'accorpamento in tre aree vaste. Quindi, siccome la legge del referendum dice che anche se spostano i termini normativi della legge in un'altra legge, il referendum si fa, questa legge non implica la negazione del referendum. Cosa ci preoccupa a noi? Ci preoccupano due o tre cose. Non so se porto via tempo. Dunque, ci preoccupano due o tre cose. La prima è che dal punto di vista procedurale la portino così alle lunghe e si vada a votare nel 2017, il che vorrebbe dire, e quindi noi cosa stiamo facendo? Noi avevamo 6 mesi di tempo per raccogliere le firme, dalla fine di agosto si poteva andare al 28 di febbraio, l'abbiamo fatto in 2 mesi proprio per evitare questo. Perché si pensava che il comitato di garanzia in un mese avrebbe validato le firme, dopodiché lasciava alla giunta un mese per deliberare l'indizione del referendum. Se la stanno prendendo comoda, loro hanno tempo fino al 4 di gennaio per valutare le firme. Se fanno questo, loro con la legislazione attuale, loro hanno tempo 180 giorni per indire il referendum, però in una finestra che è soltanto di aprile e maggio, e quindi siamo fregati se le cose vanno così. I gruppi di opposizione, tra cui c'è Andrea Quartini e Sinistra Toscana Sinistra, stanno cercando di cambiare la legge del referendum riducendo il periodo o allargando le finestre, quindi si sta giocando su questi termini qui. Se va bene, se si riuscisse a ridurre, guardate che la legge nazionale per il referendum prevede 90 giorni dal momento in cui vengono validate le firme al momento in cui viene fatto il referendum. In Toscana hanno fatto 180, quindi noi si chiederebbe che fossero 90. Allora, se si riuscisse a ridurre la finestra, si andrebbe comunque a farla nel periodo a maggio. Se non si riesce a ridurre il periodo, almeno che si allarghino le finestre, si possa fare a ottobre. Comunque noi dobbiamo farlo entro quest'anno. Però dipende da queste variabili e dalla forza che abbiamo di riuscire a cambiare queste cose. Grazie. Piccola comunicazione interna, 2 minuti, il 27 proprio va da questo. Bravo. Siamo invitati a protestare davanti alla sede del Consiglio regionale, perché il problema è un po' più complicato. La commissione di garanzia può validare le firme entro questi termini, quindi chi vuole partecipare a una cosa che è molto democratica, dato che sono cittadino svizzero che credo nel referendum, tutti a protestare il 27 alle 11 davanti alla sede. No, guardate, questa storia è una storia veramente di... Quando abbiamo portato, che giorno era? Il 4 di novembre, i troll pieni di firme, non ce le volevano accettare. Abbiamo dovuto chiamare il Gianni, che questo chiamasse il presidente della commissione di garanzia, che nel frattempo se n'era andato a fare un conto in banca. Stanno cercando di boicottare in tutte le maniere la volontà popolare, quindi grazie. Bene, di nuovo grazie a Gavino.